Buongiorno, siamo qui quest'oggi con Riccardo Azzezza di Piano C. Che cos'è Piano C precisamente, Riccardo? Piano C è nato un anno fa come spazio di coworking con servizi per donne e papà, ma in realtà ha l'obiettivo di proporre nuovi modelli di lavoro, entrando un po' dalla porta del femminile. Del femminile o delle donne? Del femminile Del direi, perché è femminile, stato il femminile anche negli anche negli uomini. uomini. E adesso stai lanciando il MAM, che è questo master dedicato a come utilizzare le tecniche o quantomeno le caratteristiche femminili all'interno dei modelli di lavoro aziendali. Ce ne vuoi parlare anche di questo? MAM è ancora più giovane di Piano C, è un progetto firmato Piano C e Inspire, Inspire è una società che fa formazione in ambito di leadership, ed è l'acronimo di Maternity as a Master. Lo proponiamo alle aziende in primis, ma poi anche alle persone direttamente, ed è un percorso formativo che prende le competenze che si sviluppano con la maternità, con la paternità e con altre esperienze di cura, quindi anche se si ha cura dei propri genitori o si fa volontariato, le prende e le trasforma in competenze di leadership, per cui consente alle aziende di capitalizzare sull'esperienza di vita dei propri dipendenti. E state avendo molto successo? È nato da 2 mesi, quindi da molto poco, e devo dire che la reazione delle aziende con cui stiamo parlando è estremamente entusiastica, anche al di là delle nostre previsioni, perché sapevamo che sarebbe stato comunque difficile, perché parlare di maternità come maestra di leadership è chiaramente controverso. In realtà le aziende con cui stiamo parlando vedono il potenziale di trasformazione anche sugli uomini, dell'idea che comunque la vita dia delle competenze che servono anche per lavorare. Che non si imparano sui libri. Non si imparano sui libri, non si imparano in artificiosi corsi aziendali in contesti naturali come corsi di sopravvivenza o simulatori di volo, ma si imparano tutti i giorni, vivendo tutti i giorni la propria vita, avendo delle relazioni con gli altri, avendo cura degli altri. Il piano C, oltre a essere uno spazio di co-working, che cos'altro offre? Abbiamo un'area di coworking con 19 postazioni, poi abbiamo una serie di sale dove facciamo eventi e formazione e abbiamo in fondo al corridoio il famoso CoBaby, ossia un'area di 60 metri quadri con delle educatrici che si occupano dei bambini. Questo consente non solo alle nostre coworker, ma anche a chi fa formazione o a chi vuole fare un evento in cui coinvolgere le famiglie, di far venire le famiglie con i bambini e dei bambini ci occupiamo noi. Grazie mille Riccarda e in bocca al lupo per questa bellissima iniziativa. Grazie, grazie a te.